Eccoci qui, cari amici, buona domenica a tutti. Credo sia la seconda di luglio, se non ricordo male. Allora, siamo qui per parlare di pallavolo femminile, ma prima di arrivare a colloquiare con voi, con tutti noi della Nations League Women, i playoff, dove sarà protagonista la nostra nazionale femminile di pallavolo di categoria, facciamo qualche passo indietro, più o meno recente. Diciamo che per esempio la Formula 1, speriamo in bene quest'oggi per le Ferrari, soprattutto chissà una vittoria della gara classica per Leclerc dopo il successo nella gara sprint di ieri pomeriggio in Austria da parte di Max Verstappen, anche perché, con tutto il rispetto per la Red Bull e per Verstappen, ma insomma, noi qualche problemino l'abbiamo avuto, speriamo adesso invece in una controparte dal punto di vista appunto di Max Verstappen, non per il suo male, ma noi certo siamo italiani ferraristi, ci si prova a riaprire il campionato piloti, campionato costruttore. La Ferrari è seconda e quando più o meno credo che sia l'obiettivo finale. È un po' difficile superare, parlando nei costruttori, la Red Bull, però tennis, Wimbledon, insomma, gesto che mi ho scritto anche sui miei social, davvero campione di Rafa Nadal, dopo insomma un po' quelle magre figure che lui ha fatto, indipendentemente che era un nostro tennista italiano, ma diciamo alla fine, se tu sai che hai già vinto la partita, non è che se il tuo avversario prende un set chissà che cosa, insomma. Comunque, ha fatto la scelta giusta, che si è ritirato, perché insomma, vedendo praticamente l'ultima partita che ha fatto a Wimbledon in questo torneo 2022, non ce la faceva, è arrivata alla fine della partita, l'ha vinta, ma poi appunto una cosa che doveva e ha fatto, annunciare il suo ritiro dal torneo. Oggi finalissima Novak Djokovic contro Kyrgios, che vinca il migliore, come ho scritto anche sui miei social. E poi, per chiudere questo anteprima preamboli, la nazionale femminile di calcio debutta all'Europeo d'Inghilterra 2022 questa sera alle ore 21 su Rai 1 HD Italia contro la Francia. Speriamo bene, incrociamo le dita, che Dio ce la mandi buona. Se non una vittoria, che è un po' più difficile, almeno un pareggio. Ma veniamo adesso a parlare effettivamente della nostra nazionale femminile di pallavolo, che disputerà nella settimana che inizia domani, diciamo, la fase finale di eliminazione diretta della Nations League, cosa che invece la nazionale maschile farà la settimana successiva. Oggi per esempio la nazionale maschile giocherà l'ultima partita contro l'Olanda, speriamo di arrivare primo, secondo, comunque anche la nazionale maschile sicura di un posto nella fase finale di eliminazione diretta della Nations League. Ma tornando a quella femminile, il programma è il seguente, con le prime due sfide che si discosteranno nella giornata del 13 luglio, ovvero di mercoledì, Brasile e Giappone alle 14, Stati Uniti e Serbia alle 17:30. Il giovedì avremo Italia e Cina alle 14 e Turchia e Thailand alle 17:30. Diciamo, ora non so, augurandoci che l'Italia possa passare, andare alle semifinali,
La sfida dovrebbe essere contro la vincente, credo, tra Turchia e Thailandia. Come dall'altro lato del tabellone, la vincente di USA-Serbia dovrebbe sfidare la vincente di Brasile-Giappone. Quindi Forza Italia in generale per pallavolo, calcio, Forza Ferrari per la Formula 1, prima di ributtarci anche sull'altro lato del motore, ovvero la MotoGP. Comunque sono contento per Mick Schumacher, che già al suo primo anno un paio di punticini in classifica li ha già messi in cascina. Piano piano crescerà il figlio al prodigo di Michael Schumacher. Bene, io vi ringrazio, ci vediamo alle prossime occasioni, buona domenica, buon pranzo a tutti, quindi ciao, hasta la vista, buena, ciao!